Bellissima festa oggi, un bel traguardo, l'anniversario del CAI, 100 anni. Sì, oggi sono i 100 anni dell'inaugurazione del Gagliardetto e della sezione canavesana dell'Unione Escursionisti di Torino, che non era ancora il CAI. Era un'associazione nata nel 1892 a Torino e che apriva delle sezioni locali in giro sul territorio. E a Rivarolo nel 1923, nel dicembre, era stata inaugurata la sezione canavesana. E il 13 aprile, quindi 100 anni a oggi, è stato inaugurato il Gagliardetto, offerto in omaggio dalla signora Zani del Fra, che era la moglie del pretore dell'epoca, e era stata fatta una cerimonia grandiosa, in grande stile, nella sala consiliare della città di Rivarolo, e presso il Castello Malgrassi sono fatte le fotografie ufficiali, foto che vogliamo ripetere oggi a 100 anni di distanza. 100 anni di distanza, si inaugura nuovamente il Gagliardetto. Si inaugura di nuovo il Gagliardetto e inauguriamo anche la nuova presidenza del presidente che è subentrato giusto una settimana fa, il qui presente Giampiero Berto. Prende quindi il testimone e subentra alla presidenza del Club Rivarolese. Sì, sono molto contento di questa nomina, non ho l'esperienza dei miei predecessori, ma farò tutto il possibile per cercare di continuare questa tradizione centenaria a cui ci tengo particolarmente. Il CAI, sezione di Rivarolo, è molto attiva, organizza gite, escursioni e di tutto. Molto, oltretutto da un paio d'anni siamo consociati con Cornier e Forno e quindi il nostro programma è vario, abbiamo visto un notevole aumento delle partecipazioni grazie proprio a questa offerta variegata e al cresciuto numero di soci delle tre sezioni riunite. Per partecipare al CAI Rivarolese, sia per diventare soci oppure per partecipare alle gite, come si può fare? Se sei già soci è molto facile, abbiamo un sito internet o Facebook e telefonando ai capi gita che compaiono sulle locandine automaticamente ci si può iscrivere alla gita, e non ci sono costi. Se invece ci si vuole iscrivere, tutti i nuovi soci sono benvenuti, anche se non esperti, li prepareremo e cominceremo dalle gite più facili per farli amare via via le cose un po' più complicate. Facciamo un po' di tutto, dalla neve, arrampicata, ferrate, ma anche gite molto tranquille e ogni tanto piccola gita con pausa al ristorante per il pranzo.